Eppure io riesco a vedere, riesco a distinguere le ombre. A quanto pare distingue i contorni. Vede i contorni e i fasci di luce. Esatto. Adesso, per esempio, vedo perfettamente i vostri profili. Lei ha una grande forza di volontà, signorina Klinkerhandem. Ma i profili che vede sono delle proiezioni. Il suo desiderio di tornare a vedere le dà l'impressione di poterlo fare. E purtroppo accade molto spesso. Sarebbe un'illusione sensoriale. Non è vero. Le mie non sono allucinazioni. Ci deve essere una via d'uscita. La medicina compie passi da gigante. Con questa operazione abbiamo esaurito tutte le possibilità. Mi dispiace darle questa notizia. Ma quindi... quindi io rimarrò cieca per sempre. Beh, questo non significa che non ci siano speranze. Il progresso non ha ostacoli. I miracoli avvengono di continuo, però al momento non c'è proprio nulla da fare. No! No, non è vero! No! No! Katharina. È una fortuna che lei sia qui, signor Salfeld, e che siate una coppia felice. Si prenda cura di lei. Oggi inizia presto la tua pausa pranzo. Sono sfinita, Laura. Non hai idea di quante me ne siano successe stamattina. Devo prendere un premio come miglior cameriera del mondo. Come sta la signora Salfeld? Si è un po' ripresa? Sì, sta meglio, grazie al cielo. Mi sento così in colpa per non essere andata anch'io all'ospedale, posso? Certamente. Beh, ma non è stata un'emergenza. Vuoi sapere una cosa? In realtà sono contenta di aver avuto un motivo per non andarci. Katharina è davvero a terra e io so perfettamente che non è soltanto per la sua cecità. Lei sta male anche per Alexander. Senti un po'. Non trovi strano che Katharina abbia avuto un incidente proprio in questo momento? Altro che. È assolutamente ridicolo, non può essere una coincidenza. Secondo me è un segnale. È il segnale che ci avverte che il nostro amore è nato sotto una cattiva stella. Non ho stelle e tarocchi, lasciali pure a me. E cos'è che dicono? Katharina tornerà a vedere? Questo non lo so ancora. Io spero tanto che l'operazione vada bene. Se Katharina rimarrà cieca, temo che non se ne farà una ragione. Laura, ti prego, non esagerare. Guarirà, sta tranquilla. Guarda che la medicina ormai fa miracoli. Tempo fa ho letto un articolo su un uomo a cui hanno trapiantato completamente entrambi gli occhi. E poi ha riacquistato la vista o no? Penso di sì. Incredibile. Forte, vero? Sai qual è la cosa peggiore? Che spero che Katharina guarisca non soltanto per il suo bene, ma anche per il mio. Perché in questo modo potrei finalmente essere felice con Alexander. Non sono che un egoista. Non so perché, ma ho la netta sensazione che la nostra Laura abbia deciso di perdonare Alexander o no? Ma è ovvio che lo perdono. Io lo amo ancora. Questo lo so, ma non dovresti lasciargliele passare tutte. Scusa, ma sei stata tu a dirmi che devo seguire il mio cuore? Sì, ma così mi sembri cieca. No, non volevo, era un modo di dire. Non faccio che chiedermi se è mai possibile che una storia d'amore dipenda da un'operazione. A me sembra assurdo. Insomma, il nostro futuro insieme è condizionato dal destino di un'altra persona. Sì, sono d'accordo. In effetti, la felicità che deriva dall'infelicità di un altro non è vera felicità, ma questo non è proprio il vostro caso. Katharina, ti prego, di qualcosa. Voglio andarmene.
Cosa? Cosa hai detto, Katarina? Voglio andarmene, Alexander. Vuoi andare a casa? Ti capisco. Non preoccuparti, parlerò con i medici. Ti porto io a casa, al Fürstenhof. Va bene? Così potrai rilassarti un po'. Rilassarmi? Io sono cieca, Alexander. Significa che non tornerò mai più a vedere. Ma forse non l'hai ancora capito, vero? Ma certo. Certo. Come potrei non capire? E non hai idea di quanto mi dispiace. Ma no, mamma. Non c'è bisogno che tu venga qui. Non è necessario. Ma certo, ho tutto ciò che mi serve. Sì. Sì, Alexander mi sta vicino. E che cosa cambierebbe? Mamma, sono cieca e continuerei ad esserlo anche se tornassi dal Sudafrica. Avrai tempo per coccolarmi. Sì. Ti ringrazio della telefonata. A presto. No, Katarina, lascia fare a me. Aspetta, ci sono, ecco fatto. A posto. Io non ce la faccio ad andare avanti così. Pian piano inizierai ad abituarti. Sì. Naturalmente io ti aiuterò. In effetti ho già un paio di idee sul da farsi. Idee? Che genere di idee? Vuoi forse regalarmi un cane guida per ciechi? Alexander, senti, mi dispiace. Lo so che non intendevi dire quello. In fondo, tu mi sei sempre vicino e io ho bisogno di te e del tuo sostegno. Vorrei poter fare quanto possibile. Quanto possibile, certo. Adesso parli come un medico, non come uno che voleva passare la sua vita con me. Ma perché sei così freddo e distaccato? Ma non è vero, Katarina. Sì, lo sei invece. Ti comporti così da settimane. Da molto prima che mi lasciassi, sei come scappato a milioni di anni luce da me. Alexander, io non riesco più a vederti, ma... Ma ciò che mi fa stare peggio è che... Che non riesco nemmeno più a sentirti. Katarina, io ti voglio aiutare. E sono qui per te, ma come amico. Per favore, vattene. Preferisco restare sola. Ti prego, Alexander. Va via. Povera Katarina. Mi aveva chiesto di andare a trovarla in ospedale. Non sono altro che una vigliacca. Non sei una vigliacca. Non ci sei andata per occuparti di mia madre. Eri lì quando ho avuto bisogno. Tu credi? Ma certo. Va bene, ma almeno dopo avrei dovuto stare con lei. In ogni caso non ci puoi fare niente. Katarina non si lascerà aiutare finché non avrà metabolizzato il fatto di essere cieca. Beh, ma non si può mica lasciarla da sola. Io le ho offerto il mio aiuto. Le ho offerto il mio aiuto, ma non riesce ad accettarlo. Specialmente adesso. Katarina è molto tenace. Per lei è essenziale cavarsela da sola, capisci? Secondo te cosa farà dopo? Andrà in Sudafrica da sua madre. Ora è la sua famiglia la cosa più importante. E tu sei la cosa più importante per me. Adesso, perché non pensiamo un po' a noi due? Possiamo farlo sul serio? Vuoi forse che la nostra storia d'amore dipenda dal suo destino? E che amore sarà mai questo? È un amore forte, Laura. Un amore vero, che resiste alle avversità. Restiamo insieme, vero? Sì. Sei sicura? Andrà tutto bene. Te lo assicuro. Saremo felici. Felici, felici. Mi dispiace tanto per la madre di Katarina. Per Inge deve essere così difficile da sopportare.
Ogni mamma si immedesima nel dolore del proprio figlio. Charlotte, per favore, per poco non svenivi un attimo fa. Dovresti evitare di agitarti. È vero. Papà ha ragione. Tu non parlare. Mi sto preoccupando per mia madre. È davvero. Non eri tanto preoccupato quando hai provocato l'incidente di Katarina. Scusa? Io non l'ho fatto apposta. E neanche a lasciarla l'hai fatto apposta. Tutto tuo il merito di queste disgrazie. Werner, non parlare così. Perché? Non è vero, forse? Non fosse stato per te, quell'incidente non sarebbe mai accaduto. Questo non è giusto, papà. Davvero? Chiedi un po' a Katarina cos'è giusto, secondo lei. Spero che tu faccia almeno una cosa. Se proprio non la vuoi sposare, degnati almeno di starle vicino. Non immischiarti nella mia vita privata.